Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Rispetto all'altro ieri si registrano 219 nuovi casi di età compresa tra 8 mesi e 93 anni di Covid nella nostra regione. I positivi con età inferiore a 19 anni sono 36. Il bilancio dei pazienti deceduti registra in Abruzzo 13 nuovi casi, sale a 2200 di età compresa tra 65 e 101 anni, 7 dei quali in provincia di Pescara. 9 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo ieri dalle ASL. I dimessi o guariti sono 379, gli attualmente positivi in calo di 174 unità. Eseguiti 5277 tamponi molecolari e 3299 test antigenici, con tasso di positività al 2,5%. 592 pazienti, 11 in meno rispetto a due giorni fa, sono in ospedale in terapia non intensiva, 72, 2 in più rispetto all'altro ieri, con 6 nuovi ricoveri, sono invece in terapia intensiva. Gli altri 9.733, 165 in meno, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Sono 4.096 gli studenti delle scuole medie di Pescara che sabato e domenica prossimi, cioè il 10 e 11 aprile, saranno sottoposti allo screening di massa anti-Covid negli spazi adiacenti la stazione ferroviaria di Pescara Porta Nuova. A organizzare l'attività è stata l'amministrazione comunale di Pescara con l'assessore delegato e vice sindaco Gianni Santilli, di concerto con la ASL tramite la dottoressa Mazzocca e con tutti i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi, che si occuperanno personalmente di chiamare le famiglie e convocarli nelle ore e nei giorni stabiliti, in modo da scongiurare qualunque ipotetico rischio di assembramenti. Nel fine settimana successivo ripeteremo l'operazione con gli studenti delle scuole primarie, ovvero le elementari, e nel frattempo il Comune sta coadiuvando la provincia di Pescara nell'organizzare un identico screening di massa per tutti gli studenti degli istituti superiori. Nel frattempo abbiamo ufficialmente proposto la predisposizione di un servizio di controllo periodico, ma costante, fisso, da riservare agli studenti, non necessariamente coincidente con riaperture o chiusure delle scuole, in modo da poter monitorare continuamente la situazione. Lo ha detto il presidente della Commissione Pubblica Istruzione ed Edilizia Scolastica del Comune di Pescara, Fabrizio Rapposelli. Sospendere le tasse per tutto il 2021, sbloccare i ristori della Regione Abruzzo attesi ancora dalla metà dei beneficiari e prevedere subito nuovi indennizzi, accelerare sui vaccini e sulla programmazione della stagione estiva e fare pressing sul governo nazionale per un vero e proprio decreto imprese che affronti una volta per tutte l'emergenza economica. Sono le richieste arrivate ieri nel corso delle 7 assemblee territoriali e di categoria che la Confesercenti ha organizzato in Abruzzo, sempre online, nell'ambito della mobilitazione nazionale promossa dalla Confederazione Portiamo le imprese fuori dalla pandemia. Ne parleremo a servizi e interviste proprio con il rappresentante di Confesercenti, Gianni Taucci. Digitale, infrastrutture trasversali, transizione verde, inclusione e aree interne sono le aree strategiche su cui la Giunta regionale abruzzese intende investire per il prossimo decennio, coinvolgendo nel dibattito oltre 700 soggetti partenariali. In attesa del riparto del governo, le stime per rilanciare il territorio abruzzese attraverso gli assi di sviluppo indicati si attestano su un ammontare di risorse pari a 2.200 milioni di euro e a titolarità propria dell'Abruzzo per il prossimo ciclo di programmazione 2021-2027. La cifra è la risultante dei finanziamenti europei dedicati allo sviluppo regionale, sociale, alla pesca e allo sviluppo rurale. Dei finanziamenti nazionali rivolti allo sviluppo e coesione e dei finanziamenti che derivano da risorse premiali connesse all'accordo con l'ex ministro Provenzano.
Il presidente della regione Abruzzo Marsilio ha scritto una lettera al ministro delle infrastrutture Giovannini e per conoscenza al presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale Giampieri, in cui chiede il rispetto degli impegni assunti per i porti della nostra regione, in particolare la valorizzazione e il potenziamento del quadro infrastrutturale regionale. Nella missiva Marsilio ricorda quanto sia fondamentale ed imprescindibile per la ripresa economica una maggiore attenzione alla politica dei trasporti e di amministrazione industriale finalizzate ad un sostanziale miglioramento delle infrastrutture e dei servizi del comparto portuale. E veniamo alla cronaca. Sabatino Trotta si è ucciso dopo l'arresto. Una notizia apparsa questa mattina sul quotidiano Il Centro. Il titolare, il dirigente del Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Pescara, era accusato di corruzione. La Procura della Repubblica di Vasto ha aperto un fascicolo sull'accaduto. L'uomo, il primario, si è ucciso nella notte nel carcere di Vasto a poche ore dal suo arresto. Malgrado l'intervento della polizia penitenziaria e dei medici del 118, 55enne dirigeva il Dipartimento di Salute Mentale. Nel 2019 si era candidato alle elezioni. Le indagini hanno preso il via nell'estate del 2020 anche a seguito di alcune segnalazioni interne alla ASL giunte per comportamenti volti a turbare illecitamente lo svolgimento della gara pubblica dell'importo di 11 milioni indetta dalla ASL di Pescara, il cui iter si sarebbe concluso in pieno periodo di emergenza pandemica. Il proseguimento dell'appalto avrebbe portato la cifra iniziale da 11,3 milioni a oltre 17. Lo ha spiegato ieri in conferenza stampa il comandante regionale della Guardia di Finanza d'Abruzzo, Gianluigi D'Alfonso, illustrando la genesi dell'inchiesta che aveva coinvolto in tutto, portata avanti dalla Procura della Repubblica di Pescara, a tre persone appunto soggette a custodia cautelare in carcere per reati contro la pubblica amministrazione, in particolare la corruzione, l'istigazione alla corruzione e la turbata libertà degli incanti. Cambiamo argomento. Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, il consigliere delegato alla disabilità Giuseppe Manganiello, il responsabile dell'ufficio disabili del comune di Montesilvano Claudio Ferrante, il presidente del comitato I Carrozzati Luigi Fraioli e un residente in carrozzina hanno effettuato ieri un sopralluogo sul lungomare sul tratto di spiaggia libera all'altezza di Via l'Europa per la realizzazione di una spiaggia accessibile attrezzata. Lo spazio che abbiamo pensato per la spiaggia accessibile 2021 è senza dubbio migliore, spiega De Martinis, rispetto a quello degli anni precedenti, non solo perché è situato in una zona centrale della città, ma per una serie di servizi che si potranno realizzare. Sono previsti inoltre ulteriori scivoli e nuovi parcheggi per disabili per rendere più fruibile l'accesso in spiaggia. L'ingresso e l'uscita saranno differenti per evitare assembramenti e sfruttare al massimo tutti gli spazi a disposizione. Resterà sempre a disposizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie l'altra spiaggia accessibile nelle vicinanze del mercatino ittico. Nel tratto di spiaggia all'altezza di Via Dante resterà solo una lunga passerella che potrà essere usata anche dalle mamme con i bambini piccoli. E veniamo alle previsioni del tempo. Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, congelate diffuse sulla Marsica, nell'Aquilano, sulla Valle Peligna, sull'Alto Sangro e nelle valli che si affacciano sul versante adriatico. Residui annuvolamenti potranno interessare il Vastese al mattino e miglioramento nel corso della giornata, con venti in ulteriore attenuazione. Poche novità nella giornata di domani, anche se è atteso un graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Temperature in graduale aumento, specie nei valori massimi, venti deboli dei quadranti settentrionali con residui rinforzi nel Vastese e in ulteriore attenuazione nel corso della giornata. Mare generalmente mosso con moto ondoso in graduale attenuazione. I dati sono forniti da abruzzometeo.org. È tutto per il nostro notiziario. Grazie per averci seguito e a risentirci.
Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.